Cari adolescenti e giovani, dopo 35 anni di festa della gioventù vissuta nella Domenica delle Palme, il Papa ha deciso di posticiparla alla Domenica di Cristo, Re dell'Universo, la Domenica prima dell'Avvento. Ma noi siamo in attesa di celebrarla in maniera mondiale nel 2023 a Lisbona, in Portogallo. Oggi però vorrei lo stesso augurarvi una buona festa della gioventù, in particolare in questo tempo così tosto, così provocante. Ma ogni giorno dovrebbe essere la nostra festa, la vostra festa. La festa della vita, la festa della risurrezione. Mi incuriosisce molto quello che troveremo oggi nel Vangelo, mentre Gesù sale a Gerusalemme e sarà accolto da una folla in festa, con rami d'ulivo, di palme e canti di gioia. Gesù, ci dice il Vangelo, mentre sale a Gerusalemme, invia due suoi amici nel villaggio vicino a prendere un asino che troveranno legato e a rispondere a quei due tizi che chiederanno motivo di questo presunto furto, cosa servirà quell'asino e perché lo portano via. E la cosa incredibile è che così avvenne. Troveranno un asino legato e troveranno quei due curiosoni ai quali sapranno già cosa rispondere. Gesù è un mago? È un veggente? Che è? Come avrà fatto? Il furbacchione ha preparato già prima tutta la scena? Chissà. Quello che a me suggerisce questo evento è che Gesù ha in mano la propria storia, la propria vita. Ne è protagonista, sa dove sta andando, desidera percorrere quella strada. Non la subisce, la affronta, la vive, non vivacchia. E questo è fortissimo. Oggi purtroppo tanti adolescenti e giovani stanno affrontando e subendo questo tempo di chiusura con angoscia e disperazione. Non credono più ai sogni, non hanno più stimoli per desiderare cose belle, alte, vere. Gesù allora oggi ci sprona a prendere in mano la nostra vita e slegare quell'asino per tornare a camminare, a percorrere strade di libertà. Quella libertà che prima di tutto dobbiamo trovare dentro di noi e una sola cosa ci rende liberi, la verità. Quanti nodi ci tengono legati, ma è arrivato il momento di prenderli in mano e di scioglierli. Oggi Gesù ci sprona a rispondere a quelle due persone che ci chiedono cosa stiamo facendo, cosa stai facendo nella tua vita e dire loro andiamo alla fonte della vita vera, da Cristo. Per poterti poi riportare l'asino e annunciarti la bellezza di una vita vera, piena. Questo è l'augurio che desidero farvi, insieme ai tanti giovani che si stanno mettendo a servizio di voi e di tutti gli adolescenti e giovani di questo territorio del Lago Bresciano. Desideriamo augurarvi una buona e santa Pasqua, perché possiate prendere in mano la vostra vita e con coraggio farne un capolavoro.